Buonasera, sono Maria Cecilia Antoni, mi occupo in Biblioteca dei Fondi Antichi e porto i miei saluti anche insieme a quelli della responsabile della Biblioteca Civica Gambaluna, la dottoressa Nadia Bizzocchi, che quest'anno ripropone la rassegna Voci dai Fondi, ideata qualche anno fa per presentare e illustrare aspetti di un patrimonio multiforme e variegato che si è sedimentato nel corso dei 400 anni di vita della nostra biblioteca. E compito della nostra biblioteca è quello di conservare e tutelare, ma anche valorizzare questo patrimonio per adempiere a quelle che sono state le volontà del fondatore Alessandro Gambalunga. Un patrimonio che è pubblico di tutti, di tutta l'umanità, e anche civico dei cittadini e del comune di Rimini. Quindi un onere e un onore grande. E la valorizzazione viene espressa amplificata dalla collaborazione fra chi lavora in questa istituzione, nella biblioteca, e gli studiosi. Gli studenti, le persone curiose, interessate, che ne fanno riemergere aspetti sconosciuti, poco noti. L'incontro di questa sera è incentrato sulla figura di un artista le cui opere sono in parte conservate nel nostro gabinetto dei disegni e delle stampe, che adesso è fruibile anche dal web attraverso il portale Imago, e che è stato anni fa censito e analizzato minutamente da Anna Maria Bernucci, che è qui con noi questa sera, storica dell'arte e collega che lavora per il Museo della Città, il Museo Comunale di Rimini, che introdurrà e dialogherà con Giuseppe Stefano Marchese, che è un giovane e brillante studioso che appunto ci parlerà di questo Luigi Carlini e che sta comunque approfondendo i suoi studi, e speriamo anche di rincontrare in futuro perché ci possa presentare altre scoperte della sua attività di ricerca. E quindi questa sera veramente in qualche modo si tiene accademia, come si dice che accadesse ai tempi di Alessandro Gambalunga, si dialoga e si parla di un personaggio e della cultura del nostro passato. Lascio la parola ad Anna Maria Bernucci, grazie. Allora, molto bene, e bene per questa, speranzosa introduzione di Maria Cecilia Antoni, speranzosa nel senso che è un auspicio per studi futuri. In realtà la giornata di oggi celebra per il nostro circuito tra museo e biblioteca veramente un momento, di felice complicità. Questo va detto perché la giornata di oggi, con la presentazione del lavoro su Luigi Carlini, incisore e collezionista nella Rimini del primo Ottocento, nasce da uno spirito collaborativo vero e proprio, e soprattutto è il risultato di una elaborazione anche accademica che trae la sua origine nello studio precedente, una bella tesi di laurea che Giuseppe Stefano Marchese aveva realizzato in occasione della sua laurea triennale dedicata a Gianpietro Zanotti. Gianpietro Zanotti era un artista, un poligrafo bolognese, colto tra l'Arcadia e l'Accademia Clementina. E su questi temi, un nostro Giuseppe ha creato una sorta di accerchiamento su un periodo storico anche un po' negletto, se così vogliamo considerare, se lo relazioniamo alle sorti della nostra provincia. E due o tre cose a premessa, perché è doveroso di fronte ai giovani ricercatori raccontare e sottolineare il loro ruolo di studio e di indagine.
Parafrasando un celebre e forse anche abusato aforisma, si potrebbe dire che la tradizione, o meglio la memoria, non è adorare la cenere, ma custodire il fuoco. E diciamo che di combustibili nei musei e nelle biblioteche ce n'è abbastanza, ce n'è tanto e va esplorato. E sono luoghi, come ha detto Cecilia, luoghi di indagine scientifica e anche di metodo didattico, tant'è vero che possiamo dire che museo e biblioteca, anche nelle figure che hanno circondato in quell'anno diciamo magico per alcuni versi, che ha visto Giuseppe lavorare al museo assieme a un'altra sua collega che è qui presente, si creano quelle connessioni felici che danno frutti altrettanto felici. Sulla grammatica digitale che è riuscito a, diciamo così, a esaminare in qualche modo attraverso la frequentazione, la consultazione dei dati catalografici offerti naturalmente dal servizio del SEBINA, che è il sistema, diciamo così, di catalogazione delle immagini, e Giuseppe ha lavorato molto su questo repertorio, ha lavorato molto bene. Come? Va detto, ha saputo compulsare le fonti. E pochi, secondo me, storici o ricercatori riescono così di prima mandata a captare con grande anche facilità, direi, dati nuovi e curiosi che in qualche modo vanno non solo ad arricchire, ben inteso, ma veramente a esplorare un universo che ha preso quello storico-artistico del primo Ottocento a Rimini in provincia, che ha preso una declinazione, diciamo così, versata all'oblio. Le ragioni di questo sono presto dette, vale a dire, è una stagione che non ha dato frutti tonici, diciamo così, e questo è stato segnalato dai maggiori storici dell'arte che hanno lavorato sia sul fondo gambarugliano, sia anche e soprattutto sulla pittura tra 7 e 800. Va detto anche che il tono generale è mediocre, così come è mediocre la modesto, se così possiamo dire, la tenuta culturale della città in un ambito e in un frangente storico veramente complesso, che poi, se Giuseppe approfondirà poi dopo, vado brevemente a raccontare. E gli studiosi che hanno preceduto Giuseppe in questa indagine primo ottocentesca, tra fine 7 primo 8, vale a dire, cioè dire che Giorgio Pasini e anche Lello Milantoni non sono stati indulgenti su questa stagione. Perché è una stagione che si aggrappa disperatamente a un tardo accademismo, perché ormai la dimensione europea data agli studi eruditi e scientifici, che avevano avuto un apice di statura europea data dagli anni Planck, si andava esaurendo. Certo, rimane una cultura erudita, rimane la capacità che ha la città ancora di rispondere a queste urgenze, ma le urgenze principali tra fine 7 e soprattutto primo 800 sono quelle di, soprattutto non solo nella pittura ma tanto nell'arte grafica e tipografica, quella di restituire a questo ceto medio, a questa borghesia che cercava di sopravvivere, a questo notabilato che si era venduto e poi si era ripristinato subito pontificio, e che dire, la produzione era standard, cioè in buona sostanza si continuava ancora con tanta stampa devozionale, con anche trattatelli di un certo prestigio e con stampatori altrettanto bravi che accudiscono questi incisori e che hanno bisogno comunque di crescere e di lavorare. Polo di riferimento, poi dopo ne parleremo, naturalmente rimangono le capitali lontane, cioè Roma, che continua a essere punto di riferimento per gli artisti, soprattutto della generazione prima, cioè dei maestri di Carlini, e dove l'apprendistato diventa una consumazione quasi obbligata, senza guardare con particolare riferimento Ravenna, che era in realtà la capitale delle legazioni, e Bologna.
ma su Bologna poi ci ritorneremo. E, dunque, volevo stringere dicendo questo termine ab quo ad quem, cioè i termini cronologici di questo nostro incisore che andiamo a indagare e che Giuseppe ci illustrerà. Allora, il nostro Carlini nasce nel 92, 1792, cioè a ridosso del triennio giacobino, cioè un tempo che fa veramente da spartiacque tra l'ancien regime e il risorgimento, e muore prematuramente perché è morto poco più che quarantenne, superando anche, diciamo, forse l'età media dei ceti meno abbienti, però insomma è morto precocemente nel 1831. E proprio quando i moti in qualche modo infiammavano nuovamente la Romagna e hanno avuto un apice nel combattimento delle celle vicino al cimitero a Rimini, collocando la nostra città su una ribalta europea, se pensiamo che il primo scritto politico di Giuseppe Mazzini nasce proprio e fu ispirato da questi fatti della battaglia delle celle. Ecco, quindi Luigi Carlini, giusto per darvi un contesto, che poi Giuseppe andrà ad approfondire, vive un attraversamento storico veramente complesso, che vede da una parte la tempesta napoleonica e tutti i rivolgimenti amministrativi e la partizione del territoriale che diciamo così irrompe in una nuova versione, e poi è il tempo in cui le Madonne muovevano gli occhi, visto che l'esercito francese si era stanziato facendo veramente paura e scatenando un ateismo che non era accolto con il giusto riguardo, diciamo così. E poi ci sono state le requisizioni conventuali, la confisca dei beni e dei patrimoni della Camera Apostolica, e poi ancora, che cosa, si è arrivati il bruciante ritorno all'ordine. E questo avviene in una città che ancora aveva un volto devastato, ancora decisamente collassata dal terribile terremoto del 1786, e che la rese ancora urbanisticamente, e comunque il suo volto si rese ancora più modesto, di come l'aveva descritto all'inizio del XVIII secolo, attorno al 1740, un celebre viaggiatore che era il conte di Cailù, che era archeologo, che era artista e che era un grande antiquario, definendola una città veramente misera. E in questo contesto, tra focolai di artisti che cercano ancora in qualche modo di aggrapparsi al razionalismo neoclassico, pallido, veramente pallido, perché non attecchisce il neoclassicismo da queste parti, ecco, il nostro Luigi Carlini vive, vero Giuseppe, in questa Arcadia all'acqua benedetta del nuovo riformato confine dello Stato Pontificio, che era ritornato sui suoi confini con le baionette austriache. Di Carlini adesso mi piacerebbe ascoltare da Giuseppe le scoperte che la sua capacità anche un po' rabdomante di scrutare tra le carte d'archivio, di essere veramente capace di innescare un radar dando notizie veramente nuove ed inedite su questo incisore che fuoriesce finalmente dall'oblio assieme a tanti altri della sua generazione, assieme al suo stesso maestro, che era un talentuoso ed era quel Pietro Santi di cui adesso vedremo bene i dettagli. Ecco, mi piacerebbe che Giuseppe riuscisse a raccontare di questo personaggio, di questo mondo dell'arte incisoria a Rimini nel primo 800. Ringraziamo Maria che insomma ha fatto questa introduzione, che era molto tesa per questa cosa, ma diciamo che come al solito
ci fa fare sempre bella figura quando si mette un attimino a studiare quelli che sono poi i suoi argomenti, perché lei insomma li conosce molto meglio di me e so che la ricerca la appassiona anche in una maniera veramente sì. E quindi allora, intanto quello che hai detto è molto giusto, nel senso che questa ricerca è nata in una confidenza nostra che e anche con Camilla, che è il pubblico, nel senso che in quella, come diceva Anna Maria, felice anno in cui siamo stati tutti insieme appassionatamente, è normale che questo rapporto con una persona come Anna Maria, che è veramente un vulcano di idee, di iniziative, di suggestioni, poteva solo portare a qualcosa di buono. Infatti diciamo che lei, la cosa che vi posso dire è che mi regalò un piccolo librettino che chi è di Rimini magari conosce bene, e non tutti ce l'hanno, perché è un librettino sulla grafica riminese, che è un librettino piccolino blu che si vede poco in giro, che però Anna ha saputo vedere lungo, nel senso farmi questo regalo che è stato veramente da me non solo apprezzato ma con le pagine consumate, diciamo, perché sapeva che il mio interesse anche comunque approfondire l'ambito di studi non necessariamente quello che già seguivo, quindi quello dell'Arcadia, ma veramente addentrarmi in quelle che sono le fonti d'archivio e in maniera specifica la grafica mi aveva sempre appassionato, ma che non ero mai riuscito poi a toccare e approfondire in maniera diversa, ecco. Luigi Gallini, quindi l'ho scoperto proprio da questo librettino, che è una collaborazione, un catalogo veramente di una mostra importante che venne fatta ormai parecchi anni fa, nell'80, ma che vanta la collaborazione di tantissimi, posso dire dei maggiori studiosi della grafica settecentesca. E sicuramente io mi sento di fare anche un attimo di, perché è giusto comunque segnalare quelli che sono i precedenti. Io direi che l'individuazione proprio della figura di Gallini va detto che Pasini è stato, ovviamente come per molte altre figure, una persona che ha saputo individuare, come dicevi tu, anche lui un po' rabbomante, nel senso che aveva individuato anche a grandi linee la data di nascita, aveva individuato, come poi io penso di poter confermare, un apprendistato con Pietro Santi, ma anche perché diciamo che adesso vedremo qualche immagine, a me sembra proprio che debba essere stato lui il primo maestro di Luigi, questa figura di Pietro Santi che adesso qui vi faccio vedere in quello che fu il necrologio, tra l'altro inciso proprio da Luigi. Se uno va a guardarsi un po' di fonti ci si rende conto che è una figura che può sembrare evanescente, perché è uno di quegli artisti che in realtà come pratica artistica standard di pittore, scultore, lo conosciamo praticamente quasi niente, forse qualche dipinto e qualche incisione di una qualità notevole, che però dedica tutta la sua, praticamente, o gran parte della sua vita artistica alla didattica, praticamente nel liceo napoleonico, ma anche poi in seguito avendo alcuni allievi presso di sé, presso il suo studio, praticamente in maniera gratuita, per cui pensate qualcosa veramente di disinteressato, e appunto rimane evanescente, ma doveva essere all'epoca una figura di un'importanza notevole, anche perché se uno va a vedere quando appunto nel 1812 gli vengono celebrate le esequie di Pietro Santi, c'è una lunghissima insomma, iscrizione, elegia, che insomma che viene fatta al momento del suo funerale, che è veramente notevole, e di una lunghezza che poi viene tutta trascritta da Michelangelo Zanotti, quindi la troviamo sulle cronache, è una, cioè, fa capire veramente l'importanza di una persona che appunto altrimenti dalle opere non si riesce neanche a individuare. La questione dell'apprendistato presso Pietro Santi l'aveva, come dicevamo, individuata già Pasini, e se questa incisione, come vediamo, è una di quelle che Luigi firma, troviamo anche questo piccolo disegnino, che è una cosa rara, a me sembra che non averne trovati altri di Luigi, che è un disegno molto semplice che era servito a Luigi a, diciamo, creare
la prima incisione che poi venne più volte replicata, perché questo necrologio venne stampato più volte. E, tra l'altro, diciamo, come dicevi giustamente tu, l'ambito arcaico non è un riferimento casuale, perché Pietrasanti era anche un notevole poeta, come lo sarà anche il figlio di Pietrasanti, che Nicola fu medico. Se uno anche lì va a vedersi un po' i fondi della Gamba Lunga, troverà diversi suoi sonetti, quindi sono personalità che sicuramente hanno una poietria notevole, tant'è che poi vedremo, adesso io andrò cronologicamente, ma io sono abbastanza sicuro di aver individuato anche un notevole legame tra il figlio Nicola Santi e Luigi Gallini stesso, per cui che ci fosse, io posso pensare, insomma, che il rapporto col padre fosse sicuramente stato quello, quantomeno in un primo momento di discepolato, e insomma che gli avesse affidato anche questa bella incisione che noi datiamo appunto al 1812, proprio per il fatto che doveva essere l'incisione che venne appunto stampata in occasione delle esequie, ma che poteva essere nata da un'idea, un autoritratto che noi in realtà non conosciamo, chissà se sia stato appunto Pietro stesso oppure Luigi a creare questo disegno. Comunque diciamo una qualità notevole. Qui diciamo, adesso io poi ho fatto vedere alcune cose anche antecedenti, però sicuramente la qualità dell'artista si vede già, è una stampa tecnicamente fatta veramente bene, siamo negli anni in cui Luigi ancora non ha conosciuto istruzione accademica, quindi non è passato ancora all'accademia, sta imparando solo dal maestro, il maestro appunto, come vi dicevo, incisore, ma anche tecnicamente veramente bravo a saper gestire quelli che sono gli allievi. E di queste piccole incisioni iniziali, diciamo, fatte sotto Pietrasanti, io ne ho rintracciate diverse. Questa fa un po' sorridere, perché può sembrare di una qualità sicuramente inferiore, ma qui dobbiamo pensare che se siamo al 1807, Gallini aveva qualcosa come 15 anni, per cui, e questa io penso che si possa mantenere su quella datazione, perché si tratta di una incisione commemorativa di un momento in cui questa immagine, che tuttora si trova a Santa Rita, la chiesa di Santi Bartolomeo e Marino, fu spostata, quindi durante tutte quelle sommosse, quei momenti drammatici che, come raccontava Anna Maria, vedono anche lo smembramento di molti patrimoni delle confraternite, e soprattutto la riorganizzazione delle confraternite stesse in diversi luoghi. Quindi questa piccola incisione, di cui poi si trovano altre prove di stato, a volte anche più inchiostrate, quindi pensate, lui aveva addirittura a volte caricato ancora di più. Questa sicuramente è la più giovanile, firmata molto orgogliosamente da Gallini, che a questa data appunto era giovanissimo, ma sicuramente fatta insieme al caro maestro appunto Pietrasanti. La tipologia successiva che lui farà, questi sono noti. Adesso io ho segnalato un'iscrizione sotto che adesso vi spiego. Questi sono dei piccoli rametti da visita che ipotizzava Pasini già che lui li realizzasse già molto giovane. In realtà io poi ho trovato nell'inventario redatto alla morte di Luigi Gallini dei pagamenti per questi rametti, o quantomeno per dei rametti da visita, che sono piccole, come vedete, cornici calcografiche che poi venivano stampate, sì, praticamente scrivevano i propri dati e si potevano, insomma, regalare, dare, insomma, a chi serviva. E queste qui, quindi, secondo me, sono anche opere realizzate più tardi, che però mantengono una qualità, diciamo, notevole. Quindi inizialmente, secondo me, lui realizzava fondamentalmente delle piccole opere di grafica devozionale e sicuramente piccoli rametti da visita, che se ne trovano parecchi in biblioteca, sono anche insomma, abbastanza interessanti da guardare. Alcuni, come vedete, hanno dei motti, delle frasi. E le prime prove di Luigi Gallini che io ho voluto segnalare sono appunto ancora grafiche devozionali. Questo, secondo me, è ancora più significativo, guardare il modo in cui incidesse in queste prove giovanili, perché sono, e qui secondo me si vede ancora di più l'impronta del maestro, perché si tratta di incisioni con iconografie completamente settecentesche che Gallini, qui metto a confronto infatti con Pio Bottoni,
che Callini secondo me doveva poter dipendere dal repertorio del maestro che evidentemente gli forniva, che poi lui incideva con una tecnica ancora veramente, ripeto, non accademica, ma con un incrocio di linee fatto a mano libera, con una capacità proprio che io credo che fosse un suo talento naturale, quello di saper creare questi chiaroscuri intensi, di saper staccare la figura dal fondo, creare quello che sono questi bellissimi contrasti di luce e ombra, queste mani che replicano veramente bene il movimento del dipinto originale, di cui esistono comunque diverse versioni. E queste noi le datiamo intorno al 1810, come Pasini stesso ha indicato, e sono delle incisioni che poi vi faccio vedere qualche dettaglio, appunto, così anche la tipologia del segno vi rimane più chiara, e che secondo me lui realizzava più o meno alla bottega del maestro, su modelli del maestro. Questa è la mia impressione. Le fonti ci dicono che lui a queste date, quindi, aveva forse 4-5 allievi che lui addestrava in casa propria gratuitamente, e a queste date io penso che Callini praticamente frequentasse solo lui, nonostante quello che la didattica eminenza vedeva come protagonista anche Marco Cavizzucchi, che era un pittore molto interessante di quell'epoca, che tra l'altro dirigeva e lavorava nell'accademia locale, quindi un artista veramente interessante, sì, esatto, nelle famose scuole del nudo, come si chiamavano, sì. Sì, 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 esatto, esatto. L'istruzione artistica fino a una così, ok. E allora io diciamo, queste sono un'altra incisione molto simile. Qui vedete che magari la trama è un pochettino più ampia, nel senso che qui è veramente, ha un segno veramente fitto, che a me, devo dire, questa è una delle mie incisioni preferite di Callini giovane, perché mostra già, appunto, con una formazione anche abbastanza ridotta, di saper creare delle immagini di una leggibilità e di una facilità veramente interessante. E ancora qui continuo con questa incisione molto, come dire, anche lei probabilmente sul disegno, io direi, del maestro, con un segno ancora più oleoso, ancora più ampio, e sempre condotto appunto a mano libera, senza particolari strumenti. Sempre all'acquaforte ricordiamo questa cosa. Ecco, alla volta del maestro, che io vi segnalavo all'inizio con il ritratto di Pietro Santi, vengono fatte queste importanti esegue che io ho trovato anche essere state comunque pagate dagli allievi di Pietro Santi, per cui c'era un amore da parte degli allievi notevole, quindi sicuramente, insomma, era come maestro e come persona deve essere stato apprezzato. Basta, appunto, come vi dicevo, leggere quelle esegue, perché sono veramente anche in qualche modo commoventi, interessanti. Alla morte di Pietro Santi, siamo nel 1812, Callini decide di fare un salto che segue un po' quello che diceva Anna Maria. I centri di studio erano sicuramente Roma, ma c'era, non bisogna dimenticare, la Bologna. E la scelta di andare a Bologna nel 1813, a mio parere, è stata legata anche a un discorso di personalità che in quel momento erano attive a Bologna. Noi sappiamo bene, chi ha studiato un po' l'ambito accademico bolognese, che spesso l'Accademia di Bologna è stata un po' restia ad accettare talenti esterni. Molte volte chi era bravo veniva rimandato a casa dopo aver fatto i suoi concorsi accademici. In quel frangente però c'è una personalità, e in realtà più di una, adesso Anna Maria qui la interpellerò, perché sono un po' i suoi insomma, studi che ha condotto nella sua carriera, una congiuntura di personalità che sono in realtà per lo più riminesi, che hanno fatto veramente la storia dell'Accademia Clementina, e quella che poi in realtà non era più Clementina ma era diventata la Regia Accademia, e che sono la figura di Francesco Alberi, che tra l'altro io ho trovato, e l'aveva già segnalato Giumanini, era stato quello che ha presentato Callini nel momento della sua prima iscrizione all'Accademia di Belle Arti nel 1813, e poi qui sicuramente Anna conosce molto meglio di noi, ma Francesco Rosaspina, il fratello Giuseppe, che
che in quel frangente erano veramente gli incisori a Bologna, si occupavano di queste incisioni di traduzione, incisioni che sono giunte in una quantità immensa anche a noi, di una qualità altissima, e che veramente ha saputo, vogliamo dire, questo mondo dell'incisione e traduzione, Spina ha saputo farlo suo e saper capitalizzare su questo genere di incisioni. Sicuramente, a mio parere, quello che ho scritto poi nel mio articolo, la congiuntura che fu quella appunto di avere una serie di artisti riminesi quello che erano i professori dell'Accademia di Belle Arti, doveva essere per un giovane artista riminese che all'epoca era circa ventenne, doveva aver lasciato quindi la potere del maestro che purtroppo era deceduto, e doveva essere qualcosa di veramente interessante. Forse più interessante passare a Bologna e avere contatti appunto con Rosa Spina e con Alberi, che tra l'altro lui doveva aver già conosciuto, perché anche lui aveva fatto da insegnante alla sua epoca nel liceo ginnasio napoleonico, e piuttosto che magari avventurarsi a Roma e chissà incontrare quali difficoltà per essere forestiero, ecco. Sicuramente Rosa Spina, io anche lì ho trovato qualche documento proprio di quegli anni che Callini frequenta in Accademia, grazie diciamo a quelli che sono stati la collaborazione proprio del personale che si occupa oggi di gestire l'archivio dell'Accademia, che è ricoverato in dei faldoni ancora non del tutto in ordine, ma che per me, cioè, è facile diciamo poter accedervi e studiare pian piano quelle che sono tutti questi verbali, tutti questi resoconti per quello che riguarda i concorsi, e soprattutto quelli che sono i registri per le iscrizioni, perché quelli diciamo sono stati giustamente già catalogati poi e pubblicati da Giumanini, ma diciamo che poi andando a sfogliare quelli che sono i faldoni e questi registri si va a capire effettivamente a quali concorsi Callini partecipa e quali concorsi effettivamente vince, perché diciamo che Callini al momento della sua iscrizione all'Accademia non si occupa soltanto di incisione, ma si occupa di ornato, si occupa di figura, si occupa di una preparazione. Io avevo scritto un po' a tutto tondo, anche se poi in realtà lui non toccherà mai la pittura, che è un ambito che evidentemente non poteva non interessargli, ma diciamo che per quello che riguarda la grafica lui si è dedicato un po' a tutto, vincendo anche numerosi concorsi, disegni di architettura, disegni d'ornato, concorsi di seconda classe, perché purtroppo non è mai riuscito a arrivare a quelle vette che richiedevano tra l'altro insomma la missione del concorso di prima classe, ma io poi ho cercato un po' con ottimismo all'inizio di questa mia ricerca proprio di vedere se qualcuno di questi disegni dei concorsi si fosse conservato, ma questa speranza è stata velocemente smentita e distrutta purtroppo, però diciamo che ci sono descrizioni per cui sappiamo che si trattava o quantomeno doveva essere particolarmente versato per quelli che sono i disegni architettonici, perché gli capita di vincere più di un concorso, e Giumanini segnala anche una vittoria in un concorso di incisione sempre di seconda classe, per cui diciamo che questa sua tecnica appesa da Pietro Santi sicuramente doveva aver dato i suoi frutti. Adesso poi vi farò vedere qualcosa che a mio parere, ma anche a parere di Pasini, era stato creato in quegli anni o subito immediatamente dopo. Diciamo che poi quegli anni sono anni anche cruciali, perché se uno si fa due conti, nel 1815 sono tre anni in cui lui sta, dal 13 al 16 mettiamo, nel 1815 tornavano a Bologna una serie di opere che erano state raffugate e spogliate dalle chiese bolognesi, e finalmente grazie all'intervento di Canova, che tra l'altro proprio alla fine del 1815 era a Bologna a sopravvedere quello che era l'apertura delle casse, per cui a assicurarsi che comunque i capolavori del calibro della Santa Cecilia tornassero adeguatamente nella loro città natale e venissero poi inclusi in quella che oggi è la Pinacoteca, ma inizialmente ricoverati nella Chiesa dello Spirito Santo, che fu il loro primo luogo di conservazione nel momento in cui si stava appunto preparando la Pinacoteca. È un momento in cui succede una cosa particolare, per cui se normalmente gli artisti
studiavano soltanto appunto con quelle che erano le opere accademiche con cui loro avevano a che fare, in quel momento nasce la tendenza di andare anche, e ci volevano dire permessi, di andare a visitare quella che è la Pinacoteca e in particolare proprio questa Chiesa dello Spirito Santo. Io ho trovato anche dei piccoli foglietti che sono semplicemente delle autorizzazioni che permettevano a Callini di accedere a, per esempio alla Sala delle Statue, che loro chiamavano Sala delle Statue, e alla Pinacoteca, e quindi gli permettevano di proseguire i suoi studi, diceva, di disegno sulle opere dei grandi maestri, quindi su tutta la grandissima qualità di opere che erano state esportate e finalmente recuperate e ricoverate lì. Quindi sono anni in cui Callini si vede che si interessa a un'arte a tutto tondo, non soltanto a quella di incisione devozionale che aveva saputo imparare dal maestro, ma sicuramente anche qualcosa che riguarda lo studio veramente dei grandi maestri, la tradizione bolognese che a Bologna mai si dimentica e che continua a essere venerata e guardata costantemente. Se Anna adesso ci vuole fare la cortesia di raccontarci un pochino dei suoi studi sulla spina, perché io mi sento veramente di fianco a lei di sfigurare, ci racconterà qualcosina su questa incisione montescudese e poi torneremo a Callini. Sì, torniamo a Callini ben presto, perché il focus di questa nostra conversazione di oggi. E nelle relazioni di dialogo, così, di empatia che si sono costruite durante il periodo del lavoro di Giuseppe, quando è stato in quell'anno famoso al museo, sì, sono emerse molte corrispondenze, come vi dicevo all'inizio della nostra conversazione, corrispondenze che riguardano un'attenzione particolare sul mondo dell'incisione, che lui ha cominciato così a guardare con un altro occhio, con l'occhio del bravo esploratore, dell'archivista. Lui mi ha chiesto di parlare di Rosa Spina, ma di Rosa Spina si sa tanto e sono state raccontate molte cose, ma in realtà quello che è il nesso fondamentale che volevo mettere in luce in questa occasione oggi è quella sorta di colonia romagnola che si forma a Bologna tra la fine del Settecento e sino quasi al 1856. Allora, due coppie di artisti che si tramandano le cattedre, sono romagnoli, uno è Francesco Alberi, pittore di una certa qualità. Colgo l'occasione per segnalare che domani alle ore 16 ci sarà la presentazione da parte del nostro grande Pier Giorgio Pasini di due dipinti di Francesco Alberi, datati presumibilmente, uno è datato certo e l'altro si presume che abbia una data analoga, 1788, quindi siamo nella fase proprio di formazione di Francesco Alberi, nel momento della sua espressività neoclassica più alta. Una donazione che si deve alla famiglia Mattei Gentili, che andrà ad arricchire il percorso del Museo della Città e a colmare una lacuna sensibile, perché di Francesco Alberi la città di Rimini, che gli ha dato i natali, non aveva nulla. Francesco Alberi andò a Bologna a insegnare pittura di figura e alla sua morte succede il figlio Clemente, che terrà questa cattedra ininterrottamente sino agli anni 40 dell'Ottocento. Che cosa ha significato questo? Ha significato una stagnazione formativa, ricadere in qualche modo in quell'accademismo che guardava con venerazione sempre gli indimenticati Carracci, e questo mondo del naturalismo bolognese che riemergeva, non c'era novità, insomma non c'era la capacità di aggiornamento, tanto che gli allievi a metà dell'Ottocento se ne andavano a seguire le lezioni a Firenze del Bezzuoli, che era
diciamo così, uno dei campioni della pittura storicistica di quegli anni. C'era bisogno di rinnovamento. Questo fa parte del, diciamo così, di uno dei due apici della romagnolità, diciamo così, che si è insediata in questa sorta di, ho parlato di colonia, era proprio, è proprio vero che si tratta di colonia, mi sentite? Sì. E l'altro polo invece è rappresentato da Francesco Rosaspina, che è di origini montescotesi, come è noto, però di romagnolità qui si parla ben poco. Anche se gli rimane nel cuore evidentemente questa sua radice, perché quando ormai già celebre non si sente, vero? Sì, forse quello è finito. Scaricato. Vediamo questo? Mi sentite? No, lo sapevo. Sì, sì, si, si sente? Benissimo, molto bene. No, dicevo di Francesco Rosaspina che l'indimenticata Romagna gli sarà sempre, come ripeto, nel cuore, tanto che quando è celebre e famoso in termini nazionali, non solo clementini, bolognesi, ritornò, fece un viaggio attorno al 1836, donò nella sua patria, su Montescudo, due celebri incisioni che ancora il comune Montescudo espone con orgoglio. Cosa dire? Francesco Rosaspina ebbe la cattedra di incisione per quasi un trentennio e la continuò il genero Guadagnini, a significare quasi una sorta di clan che perpetua tra le beneverenze, in qualche modo l'accludere, diciamo così, discepoli che continuano l'ammaestramento di questi celebri personaggi che avevano avuto, come Francesco, una notorietà enorme, aveva partecipato alla consulta di Lione, era stato negli anni napoleonici uno degli artisti esperti che andavano a valutare le opere che si prendevano la strada di Parigi. E il fratello era più filo papalino, e parliamo di Giuseppe, che in realtà si contenne con maggiore diciamo così garbo politico in quegli anni difficilissimi, e fu un incisore anche egli di grande levatura, e sostituì molto spesso il fratello maggiore Francesco, che è stato, ripeto, un fondatore della cattedra di incisione, e che, ripeto, morì proprio quando, a seguito, diciamo così, dell'avvento della fotografia, le tecniche incisorie calcografiche decaddero, e parliamo della metà dell'Ottocento. Questo giusto per capire perché raccontiamo oggi con Giuseppe, perché l'indagine di Giuseppe, che restituisce dignità e non solo, ma notizie curiose e a mio parere interessantissime sulla figura di un incisore minore riminese che vive localmente la realtà. Perché raccontiamo di incisione? Perché il mezzo, la tecnologia, il mezzo, diciamo così, di comunicazione in quei tempi era questo. Il veicolare le immagini significava riprodurle attraverso sistemi di stampa che erano legati ai laboratori e alle grandi botteghe incisorie, sia che si trattasse di cartoline illustrate, noi le chiamiamo cartoline, ma in realtà era il genere della veduta che non conosce crisi sino a quando ci fu l'avvento, a metà degli anni 50, della fotografia, e venne nell'Accademia Clementina istituita una promo cattedra per la tecnica fotografica. E di Rosaspina ci sarebbe da raccontare moltissimo, perché gli sono attribuite qualcosa come 1200 incisioni, a lui si deve, per citarne una per tutte, e la riproduzione dei famosi fasti della Piani a Milano, a Palazzo Reale, che si conoscono solo attraverso le incisioni di Francesco Rosaspina, perché le distruzioni belliche hanno, diciamo così, disperso e distrutto questo straordinario
è un capolavoro neoclassico che Milano conservava. Volevo aggiungere una notarella che mi sembra utile per capire cosa significava per un provinciale come Luigi Carlini andare a Bologna, che è questa. Scriveva l'abate Paciaudi nel 1740 a Iano Planco Riminese: questi petroniani, scriveva, immettono a gloria se non le cose loro. Questa dimostrazione che era difficile entrare all'Accademia Clementina di Bologna. Figuriamoci per una giovane che viene dal profondo della provincia, come quella riminese, che non aveva in realtà addentellati reali nel promuovere una pittura di qualità, e questo lo dimostra insomma la resistenza che anche la, diciamo così, la modestia degli artefatti e dei prodotti locali, che, come si diceva all'inizio, non vantano, diciamo così, di particolare autonomia. E lascio di nuovo, adesso abbiamo questo che fisso, lascio il racconto biografico di Carlini. Sì, allora Anna Maria giustamente ha anticipato anche alcune cose che io avrei sottolineato ancora, perché ci arriveremo adesso con quelle che sono le letture dell'inventario della collezione di Carlini, perché Carlini veramente è un tramite fra la cultura riminese romagnola e quella bolognese, perché vedremo che poi la sua collezione in realtà, per quello che riguarda le stampe, veramente si avvicina molto a questo gusto bolognese, perché possedeva stampe sì di Rosa Spina, ma anche dei Gandolfi, ma soprattutto proprio di pittura bolognese. Quindi questo, come dicevi tu, Carlini forse un po' diventa bolognese negli ultimi suoi anni, perché per quanto possa aver inciso l'Arco d'Augusto, queste permanenze bolognesi per un artista forse riminese hanno significato comunque un adattarsi e un amare anche la cultura figurativa locale, che per forza di cose, se collezionava incisioni di un certo tipo con grandi capolavori della pittura bolognese, significava anche una passione interessante per quelle che sono appunto le glorie bolognesi. Un'altra cosa che volevo segnalare, anche tu Anna Maria giustamente l'hai detto, e sicuramente Carlini non solo conosceva la produzione delle grandi incisioni della Piani realizzate da Rosa Spina, ma io ho trovato una lettera dove lui si interpone come appunto intermediario per la vendita di tutta la serie che lui doveva essere passata alle sue mani, diciamo, non ce l'aveva in casa nel momento della sua morte, ma sicuramente le conosceva e quantomeno le commerciava. Questo è anche un ambito, quindi, che vogliamo sottolineare, crescendo, adesso ci arriviamo, lui evidentemente si era un po' reso impresario e soprattutto si era reso tramite di quello che è il collezionismo artistico, ma soprattutto incisorio, perché doveva essere sia una passione ma anche evidentemente quello con cui lui poteva guadagnare. Qui faccio vedere una bellissima cosa secondo me, che sono una serie di prove di stampa con cui poi arriviamo all'incisione finita, un San Luigi Gonzaga che anche Pasini collocava più o meno in questa datazione del 1815, quindi negli anni mettiamo Clementini, ma anche poco dopo. Sono incisioni già accademiche a questo punto, realizzate con morsure multiple, quindi realizzando parti una parte per volta e facendo diverse prove di stato per arrivare a quella che poi è l'incisione finita, che vedete a tutti i chiaroscuri regolati e l'iscrizione corretta, e ci mostra quelle che sono ancora una volta le fonti di Carlini, che ancora siamo sulla grafica settecentesca, diciamo. Questo è un po' come diceva Anna Maria, purtroppo c'è una, per forza di cose, ma non solo perché è grafica devozionale, ma proprio perché la cultura del tempo era quella, una stagnazione delle fonti che si ripeteva all'infinito. E purtroppo, come dice Anna Maria, porta poi a quello che è un po' l'abbandono di quelle che sono le aule dell'Accademia Bolognese, ma che questo era il linguaggio e questo gli artisti coltivavano. A me questa serie piace molto anche per la semplicità con cui abbiamo visto le opere iniziali, quindi una selva veramente di segni tutti incrociati in una maniera quasi convulsiva, che poi
con un senno che era tutto personale del Carlini, quindi fatto, condotto veramente con la sua mano, e qui invece arriviamo a una razionalità accademica che è tutt'altra cosa, un linguaggio molto più chiaro, molto più veramente, qui possiamo dire effettivamente arcadico, nel senso che è un linguaggio del Settecento, un linguaggio che però si traduce bene in quegli anni, insomma. Queste sono altre incisioni che noi collochiamo, un'altra incisione che noi collochiamo in quest'anno, e queste di una qualità immensa, sono veramente belle queste incisioni, dove veramente Carlini dimostra di aver capito come si faceva un'incisione accademica, e dimostra di aver frequentato assiduamente sì Francesco ma anche Giuseppe, che ho trovato essere in realtà quello che forse più per Carlini è stato la figura di maestro, nel senso che poi ho trovato alcune cose di Francesco che dimostravano che già nell'815 aveva un certo pessimismo, nel senso che io ho trovato che lui si lamentava di avere pochi allievi, di avere pochi scolari, e Carlini tra l'altro tra i suoi scolari diretti non figurava. Io ho l'impressione che lui invece si accompagnasse piuttosto nelle lezioni al fratello Giuseppe, che in effetti poi lo ricontatterà successivamente per una serie di imprese. Io penso che Giuseppe sia stato effettivamente il maestro più diretto, più a contatto col Carlini. Ovviamente la presenza di Francesco non si poteva assolutamente ignorare, e dovevano avere necessariamente collaborato, e vedremo poi quali sono gli esiti di questa collaborazione. Qui ve la faccio vedere un po' meglio, però diciamo che poi c'è un salto di un paio d'anni, che questo ci dimostra forse una cosa interessante. Questo ritratto di Rosa Taddei, che è un ritratto di una poetessa arcadica, quindi siamo ancora sull'ambito dell'Arcadia, era stato inizialmente letto da Pasini come, vedete c'è un'incisione che dice Luigi Carlini incise in R.A, era stato letto da Pasini come Ravenna, questa abbreviazione della città. Ora, insomma, Carlini non aveva mai indicato il luogo della stampa o dell'incisione nelle sue opere. Non me ne voglia Ravenna, perché è bellissima città, però io suppongo, ho voluto supporre, che invece si trattasse di un'incisione fatta a Roma. Il motivo per cui ho pensato che fosse a Roma, perché l'iscrizione sotto e anche il nome del disegnatore, che è Biscara, portano entrambi a Roma. Biscara in quel momento era attivo all'Accademia di San Luca, l'iscrizione di Orizia Sacati Romagnoli era, diciamo, legata al fatto che lei in quel momento si trovava a Roma, quindi secondo me deve esserci stato un momento in cui Carlini passa a Roma a seguito di quella che è stata il primo turno d'anni accademici bolognesi. Che abbia partecipato o che abbia preso parte alle lezioni dell'Accademia di San Luca non è stato possibile ancora dimostrarlo, sarà forse il caso di andare a indagare anche in quegli archivi, non è stato così semplice capirlo. Fatto sta che è probabile che se avesse rapporti con Biscara possiamo pensare anche che avesse comunque un contatto con quello che era l'ambiente accademico romano. Delle tracce di Carlini a Roma c'è qualche incisione, però questa è l'unica che lui firma, e soprattutto in cui include appunto evidentemente un luogo di stampa che altrimenti nelle sue opere non si vede mai, quindi vogliamo pensare, insomma, mi sembra giusto quantomeno supporre che ci sia stato un soggiorno a Roma e che lui abbia potuto lavorare nell'ambito romano. Fatto sta che pochi anni dopo necessariamente torna a Rimini. Tornare a Rimini non sappiamo perché, le cronache ci dicono che lui pochi anni dopo si sposa, nel 1821 si sposa con una giovane Laura Marchi, che le cronache tra l'altro sottolineano appunto la bellezza anche di questa ragazza, per cui bisogna 17 anni, sì. E Giangi era un cronista un po', diciamo, frivolo forse, che si preoccupava anche di sottolineare questi aspetti. Però, diciamo, viene registrato dalle cronache, per cui sappiamo che Luigi Carlini in quel frangente si sposa con Laura, e la cosa interessante è che quasi un anno dopo nasce il loro figlio. Qui faccio vedere ancora un po' meglio quelle che sono anche qui le qualità di un artista. Queste sono le incisioni,
quasi neoclassica. Sì, 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 questo è veramente un ritratto alla neoclassica. Quel chiaroscuro rocaille, quella finezza di taglio che era ancora semibarocca, se così vogliamo dire, no? Che abbiamo visto nelle incisioni giovanili, anche quelle più ingenue, anche quelle più deboli, se così vogliamo dire, anche perché poi metà di esse andavano, diciamo così, al consumo devozionale. Qui invece siamo in una situazione di aulicità e si dimostra molto bene. Pensate che la diffusione dell'immagine è veicolata solo da questi mezzi tecnici, incisori. Per qualsiasi cosa, per un ritratto, per una veduta, per un'immagine di santo, per la riproduzione di un quadro, non c'era possibilità alcuna di avere il ricordo anche di una scena di battaglia, per dire, che passasse attraverso i bulini degli incisori, che andavano armati dei loro strumenti proprio anche come i reporter, alcuni di essi, alcuni. E qui invece siamo in un lavoro veramente raffinato, in tutto si vede la qualità. Insomma, Carlini cresce. Sì, vogliamo dire che io ho fatto adesso una selezione ovviamente delle immagini che mi sono state gentilmente fornite appunto da Cecilia, non ve le posso far vedere tutte, ma siete insomma curiosi e liberi di andarle a vedere sul catalogo di Mago, quindi sono tutte digitalizzate e possiamo dire di ritratti come questi ce ne sono diversi, non è l'unico che fa, questo io ho voluto includerlo per la questione dell'iscrizione, però diciamo che la qualità di Carlini a questo punto si comincia a vedere, sì, sicuramente è veicolata anche dal fatto che il disegno è particolarmente bello, però sicuramente anche la qualità tecnica a me sembra che sia e che abbia saputo veramente capire quelli che sono gli insegnamenti accademici e passare da incisioni, quelle che vi faccio vedere all'inizio, quindi avete potuto spero apprezzare come era trattato il segno e come siamo diventati qui, come abbiamo raggiunto veramente un unitore e una chiarezza di immagine completamente diversa. Poi ho fatto una bruttissima slide che mostra un attimino una cosa che appunto come vi dicevo, a un certo punto nel 1822, credo a settembre, nasce il loro figlio. Ho riportato tutti i suoi nomi perché chi è riminese nota una cosa particolare, che Audiface non è sicuramente un nome comune. E qui diciamo che se vogliamo, io sto andando in ordine cronologico, però se vogliamo poi ragionare per come io ho condotto la mia ricerca è nata per curiosità intanto dalla questione genealogica, nel senso che ho cercato di capire quando intanto fosse nato Carlini, perché non c'era una data di nascita. Qui sono stato molto aiutato dall'archivio diocesano, che mi hanno, diciamo, in quel momento non si poteva consultare direttamente le carte, quindi la ricerca mi è stata fatta per via di corrispondenza. E lì mi sono fatto un po' prendere la mano, perché da che ho trovato la data di nascita di Carlini poi sono usciti tutti i suoi 10 fratelli, quindi alla fine insomma la cosa mi è un po' sfuggita di mano, però la cosa interessante è che effettivamente riscontriamo a un certo punto la nascita di questo figlio, che ha il nome Audiface come nome di terzo nome di battesimo. In effetti il padrino di questo bambino fu proprio il marchese Audiface di Rallevi, quindi una figura per i riminesi ben nota, anche per chi non è riminese, perché era un collezionista degno di nota, un nobile veramente di un calibro qui riminese di cui ce n'erano pochi. Io ho messo questo sfondo, ripeto, abbastanza triste, ma ve lo faccio vedere meglio, questa Madonna di Rallevi, che è proprio veramente la punta di diamante della collezione del marchese più avanti, diciamo, che però era già attivo nel collezionismo, e lui, diciamo, nella sua collezione confluirà anche quella del padre, per cui lui arriva a un certo punto verso gli anni 30 ad avere una collezione veramente forse la più importante, possiamo dire, della riunione di quel momento, e che poteva contare Raffaello, ragazzi, per cui Raffaello non ce l'avevano mica tutti, e anche da quelli che sono i documenti sappiamo che valeva una discreta cifra. E questo rapporto tra Carlini e Diodallevi è stato abbastanza difficile da
chiarire, in realtà rimane abbastanza aperta la questione, perché sappiamo che appunto nel 22 Callini aveva già un rapporto talmente stretto che aveva potuto far battezzare insomma il figlio d'Audiface, ma il rapporto fra loro rimane, diciamo, non ci sono lettere che io abbia trovato, non ci sono menzioni che io abbia trovato, quindi possiamo solo ipotizzare che nell'ambito, chissà, del collezionismo, io ho già intravisto da altre corrispondenze del Callini che lui aveva a che fare con diciamo, la nobiltà bolognese, quindi aveva sicuramente rapporti anche con figure di rilievo imminesi, per cui si frapponeva sempre come intermediario per affari che poi rimangono dalle lettere piuttosto vaghi, e qui possiamo solo ipotizzare, finché non uscirà qualcosa, questo rapporto in qualche modo stretto con Dio Tallevi, che chissà che cosa potesse significare. Io poi, andando avanti, ho sottolineato ulteriori, ed è poi la cosa che mi ha fatto venire la voglia di scrivere quell'articolo e di sottolineare ancora di più l'importanza di questa persona, i rapporti con altre famiglie nobili, in particolare con i Lettimi, e adesso pian piano, andando avanti, ci arriviamo. Però diciamo che sicuramente, anche dove noi abbiamo poche informazioni, quindi quel tonno d'anni che va, diciamo, dal ritorno dell'Accademia Clementina dal 16 al 22, doveva essere successo abbastanza per cui Callini si poteva veramente inserire in un ambiente già nobiliare, già di un certo livello di anche collezionismo, perché sicuramente Audiface faceva parte di quell'ambito. La svolta vera della carriera del Callini avviene per alcuni anni dopo, nel 1825, lui si trova a Rimini, adesso poi ho inserito anche una parte di descrizione del testo, entra in contatto con Maurizio Brighenti e evidentemente anche con Filippo Morolli, che doveva essere che poi era un giovane architetto, ingegnere, sì, allievo di Poletti, quindi allievo di, possiamo dire, uno dei migliori, che dice giustamente Brighenti, propongono in qualche modo a Brighenti stesso di creare una pubblicazione, creare un volume illustrato di un certo pregio, perché sappiamo che poi Tonini registra che questo volume venne immediatamente, sparì, diciamo, dalla circolazione, perché venne venduto immediatamente e non fu, per quello che mi risulta, fino alla ristampa critica che è stata fatta alcuni anni fa da Luise, da Rimondini, esatto, non è più stato in antico, non è stato ristampato. E dice giustamente, insomma, Brighenti dice, questi due giovani che si sono formati nelle migliori scuole, anche qui il plurale di scuole che possa significare che entrambi hanno passato diverse accademie, chissà cosa può significare, ma sicuramente diciamo che anche soltanto l'Accademia Bolognese significava uno studio, come diceva Anna Maria, entrare non era affatto facile, e soprattutto formarsi a un livello che era quello raggiunto da Callini non era affatto facile. Dice, e questi due giovani mi hanno chiesto di pubblicare questo volume, che non sarebbero riusciti a fare altrimenti se io non mi fossi caricato delle spese, mettiamola così. E lamentano evidentemente questi giovani la mancanza di lavoro. Ora, evidentemente la realizzazione di queste stampe devozionali non doveva essere più così soddisfacente per il Callini, come nemmeno quei rametti da visita. Era il momento forse di fare qualcosa di un certo calibro maggiore, e quindi si dedica alla, intanto, operazioni poi di scavo e di misurazione dell'arco insieme al Morolli. Il Morolli realizza poi dei disegni, il Callini ne incide le tavole e vengono poi stampati col commento di Brighenti. L'opera del 1825 immediatamente, come dicevo, viene finanziata, immediatamente sparisce dalla circolazione perché viene venduta subito. Questa carriera del Callini come incisore di monumenti classici non si ferma lì, perché l'anno successivo lui fa una cosa simile per l'arco romano di Fano, stampata col commento del Mancini, quindi evidentemente doveva essere giunta questa notizia ben oltre, diciamo, i confini riminesi.
e Callini doveva essere stato apprezzato evidentemente, perché anche l'arco d'Augusto Intorno insomma è di una qualità, le incisioni di quel testo che noi abbiamo credo anche in biblioteca, mi pare di averlo anche visionato, sono di una qualità altrettanto notevole. Qui vi faccio vedere anche una pagina doppia, che sostanzialmente si tratta di non soltanto quindi i prospetti ma anche studi tecnici del capitello, come vedete, per cui sono studi anche proprio molto interessanti, insomma, anche da vedere fatti così con questa qualità, con questo nitore che poi diciamo appunto Morolli aveva un maestro che sicuramente gli conferiva la capacità e la, come dire, l'autorità per fare questo tipo di lavori. E questa è una cosa che dicevo appunto, che sicuramente Callini poteva amare Bologna parecchio per quella che era il suo collezionismo, per quella che era stata la sua carriera accademica, però sicuramente non dimenticava Rimini, e se non altro questo un atto d'amore insomma di tutti e tre. E infatti diciamo che qui c'è un auspicio, che è quello del Brighenti, di pubblicare in realtà anche il ponte e il tempio, che poi purtroppo non vedranno mai la luce, chissà come sarebbero, insomma ci sono state ben altre pubblicazioni, però non sono mai state firmate né da Morolli né da Callini, per cui rimane, esatto, bisogna aspettare Temenza, che tu conosci altrettanto bene insomma. Ma diciamo, questo 1825 è veramente pieno di avvenimenti, perché noi troviamo poco dopo Gallini nuovamente a Bologna, nuovamente iscritto all'Accademia Bolognese, questa volta presentato da Rospina Giuseppe. Ora, questa volta in cui lui, questa seconda torno d'anni, che sono 3 anni ancora, in cui lui partecipa alle lezioni dell'Accademia, si iscrive soltanto per l'incisione, quindi a questo punto è un incisore, si specializza, ha abbandonato quelle che sono, evidentemente, perché comunque questa data aveva 32 anni, quindi non era più un giovane, diciamo, studente della provincia, ma si era fatto la sua strada, aveva già inciso alcune vedute di Bologna, aveva inciso una serie di ritratti notevoli, aveva inciso quelle belle incisioni che vi ho fatto vedere devozionali, ma di una qualità tutt'altro che scontata. È vero che le incisioni del Callini non sono tutte della stessa qualità, nel senso che ci sono i momenti in cui evidentemente evidentemente lavora con un disegnatore, o comunque sono incisioni fatte per un consumo molto più dozzinale, però quando lavora veramente bene. E qui siamo di nuovo a Bologna con questa incisione dell'Ecceomo su disegno di Ludovico Carracci, che Callini firma orgogliosamente con la data del 1825, che però vede il tramite del disegno di Rosaspina, quindi il dipinto è quello di Ludovico Carracci, ma qui c'è veramente la mano di Rosaspina. Io faccio vedere qua alcuni dettagli e vediamo da vicino come cambia veramente l'incisione di Callini, da quelle che vi facevo vedere con quel piccolo San Luigi che vi facevo vedere all'inizio. Potete notare come il segno cambia, si modula per, esatto. Tra l'altro sono strumenti che lui aveva anche in casa, quindi strumenti in questo momento accademici completamente. Faccio anche un piccolo dettaglio sulla cornice, perché è una tipologia che lui poi ancora una volta non ho indicato più volte, ma ci sono diverse incisioni dei Callini nella nostra collezione con questa importante grossa cornice prospettica, che era proprio una cosa come dire, che Spina apprezzavano e che faceva il suo effetto, questa cornice così rilevata, ma proprio la qualità dei dettagli è una cosa notevole in questo caso. Vi faccio vedere anche appunto i capelli e la corona, e a questo punto diciamo qui veramente Callini tocca delle vette, mettiamola così, per quella che è l'incisione accademica. Quindi chissà, adesso questa seconda occasione di Luigi di tornare all'Accademia, io l'avevo letta come un'occasione legata soprattutto a delle commissioni e delle opportunità lavorative importanti, perché la mia impressione, siccome Luigi in quegli anni lavora poi a diverse imprese editoriali, che adesso magari vi sottolineo,
è stata che secondo me fu una chiamata avvenuta appunto probabilmente da Giuseppe o chissà dai due della Spina, proprio per dare opportunità al giovane Gallini di continuare con, una, con un operato di imprese editoriali, quindi non tanto incisioni accademiche, non tanto lavori legati appunto alla devozione, ma proprio un lavoro legato a, a delle case editrici, a degli stampatori. Perché io qui non le ho volute includere perché diventa abbastanza noioso, ma sono, lui in quegli anni realizza una quantità notevole di opuscoli e volumi in cui lui realizza delle stampe tecniche, fondamentalmente idrauliche, di ingegneria, di, addirittura credo di astrologia, fa delle, dei lavori di, molto semplici, molto, come dire, appunto tecnici, dove non ha più la necessità di realizzare figure, non ha più la necessità di fornirsi anche di un disegnatore di un certo tipo, ma si rivolge proprio a un ambito tecnico. Queste sono soprattutto, tra l'altro, pubblicazioni di autori francesi che si trovano comunque tutte digitalizzate su internet, su Google Books, quelle che sono le fonti ad oggi di volumi antichi digitalizzati. E queste cadono tutti in questi anni, dal 25 al 29, diciamo, che sono gli anni in cui sicuramente Gallini partecipava, insomma, a questa, questa tipo di occasioni bolognesi. Negli stessi anni, qui sono altri due piccoli esempi di appunto un ritratto di una cantante di teatro, quindi lui bazzicava evidentemente anche circoli letterari, teatrali di un certo tipo, ancora una piccola incisione devozionale che a questo punto lui le realizza però sempre con dedicatori importanti, dedicatori ai vescovi, dedicatori a persone di un certo rango. Lui in questi stessi anni che vi segnalavo partecipa anche a una grande impresa editoriale che io è stata poi insomma discussa a lungo e questi volumi si vedono spesso, si vedono, sono ben noti, e in quegli anni si discuteva parecchio su chi dovesse essere incisore, su chi dovesse essere soprattutto lo stampatore, poi seguono varie vicende, sono praticamente la collezione dei monumenti sepolcrali del cimitero di Bologna, cioè quello della Certosa. Perché molte di queste opere poi realizzate anche da altri artisti bolognesi accademici, perché c'era De Maria, perché c'era Venturoli, c'erano anche insomma personalità che sono passate poi veramente agli studi come... Esatto. La genealogia continua. Esatto, sicuramente sono sempre loro e quindi necessariamente anche con l'idea di realizzare qualcosa di veramente insomma, interessante, diverso, vengono realizzate queste stampe e tra i vari incisori impiegati, che sono tra l'altro tutti incisori che ho visto io abitare intorno sempre a Giuseppe Zospina, si trova anche Gallini con un discreto numero di opere, adesso io ne avevo contate più di una dozzina. C'è una, come dire, la qualità in questo caso si legge, però si legge nell'ambito di un'uniformità stilistica fra tutte le opere. Diciamo che evidentemente hanno lo stesso disegnatore, hanno lo stesso ideatore, mettiamola così, per cui anche questi sicuramente li possiamo chiamare del tutto neoclassici e ne possiamo parlare in questo senso, però... E anche il tema neoclassico. Esatto, il tema dei sepolcri, esattamente. E anche la scelta, diciamo, di quelle che sono i sepolcri da riprodurre. E quindi secondo me anche la chiamata, come dicevo, della Zospina, se io me ne immagino, ma chissà che sia stata così, o comunque l'occasione del Gallini a Bologna può essere stata significativa di questa impresa in particolare, piuttosto che di altre. Certo che in questi anni Gallini si legava a una persona in particolare che io ho scoperto, diciamo, perché è una persona che rimaneva per sua sfortuna molto elusiva, dico per sua sfortuna perché vive veramente poco, cioè perché è un giovane conte Lettini, Lodovico, del figlio di Lodovico tra l'altro, quindi pensate che bello andare a capire quale dei due. Penso di aver individuato qualche sua lettera a Follie, perché parla di matrimoni e evidentemente a un altro conte che
con cui lui era in contatto, gli scrive numerose lettere proprio con una grafia veramente stretta e che mi ha fatto perdere diverse dioteie di vista, ma che sicuramente secondo me sono sue. E allora il rapporto tra questo piccolo giovane conte Lettini e Callini si evince un po' dai documenti, anche qui da documenti purtroppo postumi al conte, perché il conte, io metto questa data del 29 novembre, pochi giorni dopo, credo l'8 dicembre, qualcosa del genere, del 1829, muore, dice Giangi, di Fieratisi, quindi è una morte non felice, esatto, sì, e annunciata, proprio lo dice anche lui, nel suo testamento. Io questo testamento l'ho cercato dopo aver individuato la data di morte del conte Lettini, facendo un po' una cernita che poteva essere molto noiosa, nel senso che bisogna andare a prendere sostanzialmente tutti i notai di quegli anni e uno a uno cercare di individuare proprio questo testamento. Vi potrei raccontare che è stata così noiosa, ma in realtà tra le prime, forse il primo che ho guardato, è uscito subito il testamento, quindi ho preso il giorno libero dal servizio civile per fare questa cosa, e poi subito alle 8:30 di mattina io sostanzialmente cosa succede? Lui si ritrova a essere l'erede di tutta l'eredità di un ramo della famiglia Lettini. Lui muore giovanissimo, quindi a circa 27 anni, senza ovviamente aver ancora fatto nessun dato a questa famiglia, nessun erede, e scrive fondamentalmente di voler donare, di voler lasciare la sua eredità, che divide un pochettino fra i suoi familiari in alcune anche ingenti somme, ma poi tutta quanta a Laura Marchi. Se vi ricordate, è la moglie di Luigi Callini, lo segnala anche lui, per assistenza a molte malattie che lui evidentemente appunto era di salute cagionevole, che aveva dovuto subire a Bologna. Allora, questo testamento e quindi il lascito poi ci sarà stato, nel senso che noi sappiamo che Callini, pochi anni dopo, come mai abbiamo detto all'inizio, sarebbe morto anche Callini improvvisamente a circa 40 anni, in quel momento lui risiedeva a Palazzo Lettini. E io ho potuto capire che si trovava, cioè loro lo dicono, in una, loro lo chiamano caneva terreno, cioè in uno degli appartamenti a pian terreno, da quello che ho capito, perché erano suddivisi il palazzo in diversi appartamenti. Quindi se si era stabilito lì, evidentemente qualcosa aveva potuto avere, tant'è che poco prima di morire lui fa un acquisto di un podere di una somma ingente, credo fosse 1200 scudi, in San Lorenzo in Venti, quindi anche quello poi effettivamente sono riuscito a trovarlo, questo acquisto, quindi doveva aver ricevuto una somma ingente di denaro che al momento della sua morte, che avviene poco dopo, evidentemente la moglie cerca di mantenere per sé, nel senso che cerca evidentemente di resistere a quelle che possono essere le opposizioni di questa famiglia, che giustamente vedeva parte del suo patrimonio anche consistente dato a persone non appartenenti a questa famiglia. Cioè, i Lettini difendono, sì, questo io lo dico, agevolazione, sì, che il giovane conte Lettini, esatto, aveva fatto nei confronti di Luigi, esatto, Callini, della moglie che aveva assistito evidentemente la famiglia Lettini. Esatto, queste cose io le sostengo partendo da un documento che tra l'altro non ho trovato io, ma che ha segnalato Giulio Zavatta nel volume sulla Madonna di Otallevi, che è un inventario redatto alla morte di Luigi Callini. Luigi Callini muore improvvisamente all'inizio di gennaio, credo del 33, e muore, dice il documento, senza testamento, per cui evidentemente non sappiamo come, ma non c'era stato tempo di redigere un testamento, quindi viene fatto un inventario per capire quale fosse l'ammontare dei suoi beni e della somma che aveva ricevuto evidentemente nell'eredità dei Lettini. Il motivo per cui io dico che doveva cercare la moglie di difendere questa eredità è perché
la formula che lei ripete quasi ossessivamente più volte nel documento è proprio quella di dire che lei era beneficiaria dell'eredità Lettimi. E lo dice giustificando anche questa cosa, dicendo che il marito aveva svolto un'attività di praticamente consulente finanziario, da intermediario per questo conte Lettimi, quindi anche qui è una cosa che rimane fra le righe, ma si riesce anche a dire che Callini doveva svolgere questa attività proprio di persona che gestisce la somma di denaro per questa personalità del conte Lettimi. Come poi lo facesse, in che misura, anche qui rimane un mistero. Le lettere di Callini che ho trovato io sono poche e non riguardano la corrispondenza con il Lettimi, che appunto rimane questa figura anche lui abbastanza misteriosa. Fatto sta che evidentemente riesce a stabilirsi con la moglie e il figlio al Palazzo Lettimi. Ci danno notizia allora a Marchi che in quel momento lei era incinta. Quindi alla morte di Luigi era incinta anche la moglie. L'inventario è una cosa veramente interessante. Perché? Perché oltre a varie cose, ovviamente si inventariavano tutto, si inventariavano le posate, si inventariavano i tessuti, le lenzuola, il corredo, i mobili, e il bestiame, tutt'altro, però anche la collezione artistica del Callini. Ora, si tratta più che altro di incisioni. Io ti ho fatto alcune menzioni qua, ma ce ne sono, è un elenco abbastanza lungo. Una interessante che vi segnalo, è proprio la prima, le 37 stampe delle statue più classiche, era una serie fatta da Morgan e Volpato, che è uscita proprio in quegli anni, di statue classiche. Credo si chiamasse I principi del disegno, erano 40, lui ne aveva 37. Delle vedute del Piranesi, che sappiamo già all'epoca erano insomma, elementi di collezione notevole, ne aveva queste 17, ma poi ce ne sono anche altre menzioni di stampe grandi e stampe piccole, incorniciate, senza cornice, lui veramente ne aveva parecchie. E poi una serie di stampe e incisioni bolognesi, per quello dicevo poco fa che l'aspetto del gusto artistico del Callini evidentemente a Bologna era stato influenzato da quello che era il gusto, come diceva Anna Maria, che continuava a essere sempre quello, ma d'altronde ci lavorava Lorenzo Spina stesso, per cui questa serie di incisioni che sono diverse di Lorenzo Spina, Callini le doveva custodire con una certa insomma, passione. E vediamo anche insomma incisioni dei Gandolfi, tra l'altro con opere di Palagi, quindi molto più recenti. E alla fine vi segnalo anche il quadretto in tavola rappresentato al principio, perché è un quadro che non è stato identificato come tutte le opere che sono segnalate da Callini, che aveva anche delle battaglie, qualche piccola cosa di questo tipo, ma è un quadro che viene segnalato a un costo di qualcosa come 15 scudi, quindi non indifferente, ed era lui lo segnala come ricevuto dall'eredità Lettimi, quindi chissà anche qui cosa fosse e perché dovesse essere finito al Callini piuttosto che insomma ad altri, esatto, altri familiari. L'altra cosa significativa secondo me che mi sento di voler segnalare sono la quantità di rami incisi che Callini aveva. Il notaio e diciamo, quelli che si sono occupati poi di realizzare le perizie hanno molto sommariamente diciamo, raggruppato tutto il rame che hanno trovato in peso, sostanzialmente. Hanno visto che ce n'erano diverse, però hanno semplicemente annotato quanto pesavano e quindi valeva per il peso di rame. Una menzione particolare sono le 7 lastre di rame incise dal Callini, rappresentante il prospetto dell'Arco d'Augusto, quindi queste sono le tavole di rame che hanno servito per stampare le illustrazioni dell'Arco d'Augusto, che evidentemente il Callini ancora aveva, e mi pare di aver letto che avesse anche proprio delle stampe sue incorniciate, quindi evidentemente era abbastanza fiero di questa cosa. E l'ultima cosa che vi ho segnalato lì non è casuale, ma un tavolino da lavoro con Mossette, piccolo forno di ferro,
E evidentemente il piccolo laboratorio che Callini utilizzava in casa per poter creare le lastre di rame e quindi incidere in casa, evidentemente poi chissà se stampava anche o no, perché di accessori per la stampa non sono stati emersi. Sicuramente lavorava in quel momento a Palazzo Lettini, quindi aveva le possibilità lui di lavorare in casa, di crearsene in casa, e soprattutto ha trovato, come segnalava prima Anna Maria, che con il suo occhio notava il segno realizzato con vari strumenti accademici, ho trovato anche la menzione proprio di tutti questi strumentini che lui utilizzava per realizzare il fondo e poi le varie linee, i vari segni di varie tipologie. Quindi proprio aveva proprio un laboratorio in casa che lui, con cui lui incideva. Segnalavo all'inizio che quella metti da visita lui ancora li vendeva, perché nella sezione dei crediti che lui ancora doveva ricevere, quindi dei pagamenti per alcune cose, trovo diversi crediti a favore di Callini proprio per questi pagamenti di rametti da visita, che quindi evidentemente ancora lui o in questa data produceva. Adesso che poi la moglie abbia continuato a vivere a Palazzo Lettini non lo sappiamo, l'inventario viene svolto lì, ma diciamo la cosa rimane vaga, ma quello che succede è che la moglie poco dopo si risposa, circa un anno dopo, e si risposa, è chiaro che fosse, diciamo, è ancora giovane, era veramente ricca, quindi a questo punto rimane facile capire che suo padre, che tra l'altro è ancora vivo, Marco Marchi, medico, chirurgo, avesse interesse a far subito risposare questa giovane figlia, tra l'altro credo incinta, per cui nel frattempo però diciamo non sappiamo più, evidentemente poi sposandosi si è trasferita, perché il marito invece lo conosciamo, il secondo marito di Laura, che è un tale Enrico Bilancioni, anche lui medico. Questo Enrico Bilancioni, che adesso sapete, insomma, da lì a poco, come diceva Anna Maria, sarebbe stata fatta una grande invenzione che era la fotografia, e quindi noi Enrico Bilancioni lo possiamo anche vedere, lo possiamo conoscere. Esatto, lui ha avuto una vita insomma notevole, non so se tu ti ricordi un pochettino, che l'abbiamo trovato nel tuo ufficio questa cosa, per cui è stato già indagato. Lui è stato sì un medico, è stato un medico di una levatura non indifferente, è stato patriota, ha avuto una vita avventurosa al limite, nel senso che a un certo punto, mentre cammina per strada, viene tipo accoltellato e rischia la vita, e viene salvato in extremis credo dalla figlia che si trovava lì con lui, quindi una vita avventurosa condotta ovviamente con a fianco la Laura Marchi, che nel frattempo appunto si era dedicata e gli aveva dato ulteriori figli. Quindi poi tra l'altro ho saputo da alcune ricerche che proprio la tomba di Laura Marchi attigua, sì, è quella di Bilancioni, per cui diciamo poi la storia di Luigi Callini e delle sue incisioni finisce lì. Ma ho trovato alcune lettere della moglie Laura Marchi che praticamente immediatamente dopo la morte di Callini discute proprio la questione della morte, dicendo che è stata una tragedia improvvisa e inaspettata, ma soprattutto si preoccupa nello stesso respiro, diciamo, di cercare di vendere quelle cose che aveva di Callini, quindi cercare di vendere sia alcune serie di stampe, che anche lì sarebbe carino veramente identificare, perché si trattava di alcune stampe del Basoli, che però lei segnala sul disegno di Callini. A me questa cosa di stampe di Basoli sul disegno di Callini non mi risulta di averle mai viste, chissà se cercava anche di vendere buona parte degli strumenti che Callini aveva in casa, quindi proprio quelli che segnalavamo per realizzare le stampe. Tra l'altro, a chi cercava di venderle? Cercava di venderle a un tale, credo, Giovanni Zecchi, che era lo stesso stampatore dell'impresa dei sepolcri bolognesi. Quindi tutto torna, nel senso che l'ambito è quello,
e evidentemente chissà che cosa sia andata a finire da Zecchi e che cosa avesse. Quindi, diciamo, la moglie evidentemente si voleva un pochettino liberare di queste cose. Ora, questa è un po' la ricerca che ho condotto, l'ho condotta, ve l'ho raccontata così in maniera cronologica, ma l'ho condotta ovviamente a salti diversi e con colpi di scena, diciamo così, inaspettati, perché diciamo che noi sicuramente non... Zavatta aveva avuto la grande capacità, anche lui addomante, di trovare, tutti quanti addomanti, di trovare il testamento o quantomeno l'inventario di Calvini, però tutto il legame con i Lettimi rimaneva completamente ignoto, sì, e quella è stata forse la cosa che a me ha interessato di più, ancora più della questione, diciamo, di individuare i viaggi del Calvini, ma soprattutto quello che poteva essere il rapporto con la nobiltà, che rimane per molte persone, evidentemente ci fa anche capire che molte cose noi veramente non le possiamo sapere, nel senso, noi siamo tante volte, cerchiamo di essere quegli studiosi che ricostruiscono un contesto storico, un contesto di rapporti, un contesto di corrispondenza, ma chissà quante non sono dette e quante non riescono a emergere, proprio perché i documenti d'archivio non sempre sono così favorevoli, diciamo. In tutto questo sono trovato 5 lettere di Calvini, non 47, cioè. E quindi, insomma, questa è stata un po' la mia esperienza, che ho condotto sempre, come dire, affiancato da Anna Maria, che ha saputo passo passo quantomeno, Cecilia sicuramente, però ecco, Cecilia è stata la guida per quello che sono state tutte le suggestioni, perché io sono arrivato qui abbastanza, potrei dire anche Cecilia, sprovveduto, nel senso che io avevo conoscenza di quello con cui stavo lavorando, ma effettivamente di carte antiche non avevo mai maneggiate nel momento in cui ho avuto a che fare con voi, e pian piano abbiamo potuto costruire questa cosa che fortunatamente e con grande soddisfazione poi è stata pubblicata dalla Magna Alta Storia, è stata anche una ricezione credo molto positiva, e di cui sono stato veramente contento, perché è stata una cosa che è nata così per diletto e studio nostro, per passione nostra, e poi effettivamente ha portato a qualcosa di molto interessante come questa conferenza, che sapete, insomma, la prima, infatti mi scuserete un po' l'emozione, ma insomma, però siamo tra di noi e quindi siamo in famiglia, chiamano così, e quindi mi fa molto piacere raccontarvi questa storia, spero che sia stata, insomma, interessante, e insomma, se qualcuno vuole dire qualcosa, vuole fare qualche domanda, io so che ci sono i miei amici che... domanda, sì. Si risulta che nella sua produzione il vincitore Calvini abbia anche realizzato un'opera riferita all'Arco d'Augusto di grandi dimensioni. Grandi dimensioni? Che io, allora, che non... L'altra opera? Sì, però di grandi dimensioni non sono sicuro di averla vista. Se le vuole in millimetri, dico da architetto, certo. In millimetri per un architetto, sono ingegnere per il 75 per 52. 52. Chiedo anche l'aiuto di Cecilia, se lei la conosce, ma a me sembra che qui non l'abbiamo mai vista. Forse non la possiede la Gambologna. Non la possiede la Gambologna. Finirà in biblioteca. Grazie. Finirà in biblioteca. No, pensavo che lei l'avesse vista o individuata. No, da quelle che noi abbiamo potuto vedere, anche quelle che col confronto con Cecilia, mi sembra che noi abbiamo potuto vedere solo quelle che, alcune di quelle che ho mostrato, ci sono tutte, ma di quella dimensione a me non sembra di averle mai viste. Sempre fa riferimento
Luigi Carrillo, mi metto gli occhiali, come dire, cioè, Luigi Carlini incise e invece Moroldi, architetto, sì. Eccetera, disegnò dal vero. Fa parte sicuramente della stessa rapporto con la pubblicazione del 1825. Sì, sono più fogli. Ah, sono più fogli. Sono... La pubblicata Luisè, Luisè l'ha pubblicata nelle stampe di Rimini? No. No, perché? No, perché ha pubblicato quelle che conosciamo noi. La pubblico, io. Giustamente. Bene, grazie della segnalazione. È interessante perché l'ho trovata con tanto di pagina finale, cioè praticamente erano quelle confezioni che giravano, venivano commerciate, per cui carta azzurrina, carta classica, eccetera, con questa cornice dove dice... No, allora sicuramente non lo conosciamo. È un foglio quasi. È più grande dei formati che utilizziamo per fare manifesti, 70x50, è 75x52. Quindi quando volete vederla, molto sapete dove trovare. Quindi io intanto approfitto per ringraziare dell'attenzione che avete riservato a questo pomeriggio, e dire che mai più efficace poteva essere l'edizione Voce dei Fondi, perché qui i fondi veramente hanno estrapolato molto di più di quanto ci si possa aspettare, non solo dalle carte, non solo dalle iconografie conservate nel gabinetto delle stampe Gambarugliani. Penso che abbia veramente Giuseppe fatto cantare le carte. E quindi questo racconto, questo snodo biografico che svela tra l'altro il milieu riminese e provinciale dell'arte tra fine Settecento, questo primo Ottocento, così opacizzato e caduto nell'oblio, no, degli studiosi con nomi minori come questo di Luigi, invece ci rivela tanti aspetti anche sociali, storici naturalmente, a partire da quella che forse è l'opera più celebre di Luigi Carlini, cioè le tavole incise col Morolli dell'Arco d'Augusto, realizzata dall'ingegner Brighenti, naturalmente un'opera importantissima in termini di studio e di indagine architettonica, archeologica, e che rappresenta una sorta, un caso di disoccupazione giovanile che è stato evidenziato anche dagli studiosi che hanno indagato questo, perché i due giovani reclutati, cioè Luigi Carlini e Morolli, erano evidentemente in una fase critica della loro attività di grafici. E poi quello che è emerso dal racconto, secondo me fascinoso, fatto da Giuseppe, e anche intrigante per le mediazioni, per le relazioni, per le connessioni con, da una parte, il notabilato riminese, dall'altra con il mondo accademico, quello bolognese clementino, così cementato, no? Così chiuso anche, diciamo così, nelle sue classi di insegnamento, tra i concorsi e la vita, no? degli allievi legati ai clan. È improprio definirlo, però questo era dei due rappresentanti romagnoli, cioè gli Alberi, padre e figlio, considerate tenere 40 anni una cattedra, quindi non è facile, e ugualmente il nostro Rosa Spina, che era un connoisseur, un grande epistolografo, un grande conoscitore d'arte e un dedito anche agli scambi, come era consuetudine in tutte le, non solo le botteghe, ma in tutti gli atelier degli incisori e degli artisti. Ed infatti Carlini ha voluto evidenziare Giuseppe
probabilmente quello che veniva chiamato il corredo, che è didattico, che serviva per l'insegnamento e che nasceva proprio dalla reciprocità tra gli artisti di scambiarsi le opere, non solo, ma anche di acquistare, di entrare nel mercato dell'arte, evidentemente anche Carlini era riuscito a creare queste connessioni, soprattutto con l'ambiente nobiliare riminese in cui entra di fatto attraverso queste sue relazioni con prima probabilmente Audifaci di Otallevi e poi in una seconda battuta, come ha ben raccontato Giuseppe, con il conte Lettini. Il proseguimento della voce dei fondi è proprio questo, il senso della ricerca e dell'indagine storica è qui. Oggi l'emozione è doppia, una perché Giuseppe ha raggiunto veramente uno step importante, l'ha raccontato questa sua storia, i suoi concittadini peraltro che sono venuti qui, ai colleghi del corso di perfezionamento, perché Edo sta seguendo il dottorato di ricerca a Bologna, no? Scuola di specializzazione, ho sbagliato, va bene, mi perdonerete, comunque questo è, e quindi diciamo che come prima tappa questa è oltremodo significativa ed è soprattutto oltremodo capace di penetrare dentro quella che è la storia più profonda della città e delle nostre istituzioni, biblioteche in modo particolare, che ha prestato, come dire, le sue collezioni e i suoi archivi alla ricerca. Io ringrazio di nuovo tutti, se ci sono delle curiosità, penso che Giuseppe abbia veramente piacere di raccontare ancora, forse l'abbiamo fatta un po' lunga rispetto al dovuto, però è il piacere di condividere e condividere la storia, una storia che è d'arte, una storia che è di collezionismo, che è una storia urbana, tutta urbana. Grazie ancora. Uno sicuramente che è quello che segnalavo, quella Audifaci, e lei doveva essere incinta, quindi altri non ne ho trovati, sì, nel momento dell'inventario non ce ne erano segnalati altri. Lei doveva essere ovviamente il figlio Audifaci, Angelo Audifaci, e chissà poi questa gravidanza come sia continuata, insomma, sì. E poi c'è il subito. Quando marito che è bilancione, creiamo anche lì, ma sul particolare comunque della mancanza di corrispondenza con gli Otallevi, si può supporre che effettivamente noi abbiamo abitato il Palazzo Lettini, quindi era di ripetare, certo. Però in realtà forse era comunque in zona, quindi non c'era necessità di iscriversi perché si vedeva. Grazie ancora.